Ciao ragazze, eccomi per i video dedicati all'Altered Book. Faccio questa premessa perché ho valutato un po' i video che ho caricato mentre facevo appunto l'Altered Book e ho pensato che tante cose vanno tagliate perché sono davvero troppo noiose, insomma, perché bene o male l'interno delle varie pagine nelle decorazioni si ripete. Quindi, questo ve lo ricordate, era il libro grigio che di cui ho tolto le pagine e qualcuno l'ho anche incollata. Questo è il libro, finito, che però non vi mostrerò adesso, ovviamente, ma dovete guardare i video dedicati a tutta la decorazione. Per quanto riguarda la decorazione, la prima cosa che ho fatto è andare a decorare l'interno. In un secondo momento ho fatto la copertina, quindi ci sarà tutto. Non ve lo mostro adesso, ma ve lo mostrerò alla fine. Di credo dei due video che mostreranno un po' le varie decorazioni che ho fatto all'interno, come fare le tasche e via dicendo. Aspetto alla fine dei credo due video che riguardano l'altro ebook per vedere insomma il risultato finale e per insomma incentivarvi a farne uno anche voi, così vi renderete conto di quanto bello è, quanto facile è. E perché appunto cambiare, modificare i libri che non si utilizzano dà nuova vita a questi oggetti, sì. Va bene? Io vi mando un grosso bacio e ci vedremo alla fine dei video dove vi mostrerò com'è venuto l'Altered Book. Qui per iniziare con l'Altered Book, vi ho fatto già un video dove vi mostro come preparo un libro per essere pronto per essere alterato. Diciamo che già l'alterazione avviene quando andiamo a strappare le pagine e a incollare quelle che rimangono. Allora, cosa ci serve per fare un altered book? Ci servono delle carte, dei cartoncini. Io ne ho parecchi, eccoli qua, ne ho parecchi, tra cui tanti ritagli che mi sono avanzati da altre creazioni. E adesso andremo insieme a fare questo Altered Book. La copertina la faccio alla fine, non la voglio fare subito. Poi mi sono procurata anche dei centrini fatti così che avevo preso da Amazon tempo fa. Poi ho dei centrini bianchi, tutte cosine insomma che ci servono per fare questo, per decorare questo libro. Che poi andrà insomma sullo scaffale a fare compagnia agli altri. Ogni tanto verrà guardato e ci saranno anche delle pagine dove non andremo a decorare con. Non andremo ad attaccare dei cartoncini, ma andiamo a mettere questo tipo di carte qua che sarebbero, prendo da Amazon, vedete, sono fogli, prendo proprio un blocco, vengono 10 euro e sono tutti fogli così, ci sono marroncino, ci sono variegati, ce li ho anche in viola, ma mi sa che non ne ho portato neanche uno di viola, vabbè, dopo semmai vado a prenderlo. Comunque, anche questi fogli qua ci serviranno per decorare. Allora, partiamo con il primo. Con la prima pagina, con l'entrata, qui ho queste carte giapponesi di un album di un album della stamperia che vanno giusto bene già come grandezza della pagina, sono perfette, quindi vado a segnarmi quanto devo tagliarle e vado a tagliare la pagina. I due cartoncini, questa sarà l'entrata del libro. Con la colla Prit vado a distribuire su tutta la pagina. Ok, colliamo bene. Questa prima pagina poi attaccheremo, faremo delle tasche, intanto no, intanto andiamo avanti. Qua non si vuole attaccare. Ok. Adesso in questa pagina qua invece facciamo una tasca di quelle grandi. In questo modo faremo qui adesso, io ho un punch di questi che farebbe un cerchio praticamente, ma se lo tengo ovviamente non proprio in centro, faccio un mezzo cerchio e mi serve per fare questa cosa qua. Lo vado a mettere sotto, sto centrata ovviamente, e premo e viene fuori una cosina così, ok? Quindi la vado ad attaccare in questo modo.
Mi sa che è meglio che uso o la Vina, vediamo, o la Vinavil o la Flash Bond, vediamo. Perché ho l'impressione che questa colla non attacchi molto bene. In questa pagina invece andiamo a creare subito una tasca fatta in questo modo che poi andrà incollata a questo. La prima cosa da fare è attaccare un foglio da questa parte, un cartoncino da quella parte. Puoi scegliere, ma io volevo metterlo così sull'azzurro, mi piace di più sull'azzurro. Così. Adesso, naturalmente, devo tagliare quest'angolo perché poi piegherò la pagina, che qua si è anche rotta, piegherò la pagina e andrà incollato il pezzo qui sopra. Quindi, come fare? Fare così. Allora, mi segno la e la fine qua, praticamente di quello che ho piegato. Mi sono presa il segno della piega e lo vado a tagliare, ovviamente. Quindi vado a mettere la mia metà, cioè il mio pezzo, e poi dopo ci sarà questo. Perfetto. Incolliamo, 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 incolliamo. Questo va incollato naturalmente sul cartoncino qui così, che deve stare tutto fermo là, in questo modo, e vado a incollare questo pezzo qua che avevo tolto prima, in questo modo qua. Ok? Poi vado a tagliare naturalmente l'angolo. Lasciamo anche il bordino proprio del, insomma, che si veda anche il, non importa se non combacia perfettamente, vado a tagliare l'angolino che spunta, eccolo qua. E adesso naturalmente, perché diventi una tasca, bisogna incollare sotto. Così. E questa è una tasca. Poi se non si incolla bene, mi arrabbio. Naturalmente qua vanno benissimo anche dei fogli con righe, quadretti, che poi comunque si possono andare a invecchiare con il tampone, vediamo se riesco a farvelo vedere. Eccolo qua, con questo. Io avevo quello piccolino che ormai è finito, mi sono presa quello grande, questo qui. Sempre vintage foto. Ok, incolliamo la nostra pagina, sulla quale possiamo andare a attaccare anche degli stickers. Si sta incollando tutto. Ecco qua. Mannaggia, o si attacca troppo o non si attacca proprio sta colla. Ecco qua. Adesso in questa pagina qua andiamo a attaccare anche un ferma card. Non so. Vado a mettere un po' di colla, vediamo se va bene questa. Là. Ok, e questo ci servirà poi per andare a mettere dopo. Intanto possiamo metterci una. Niente,
non ci mettiamo niente, lasciamolo lì così, vediamo se attacca. Qui dentro, qui avevo fatto una tasca, se non sbaglio. Sì, andiamo a incollare qua perché si è un po' staccata. Là, si stacca sto coso. Vabbè, andiamo a mettere la flash bond e non se ne parla più perché sennò qua ci devo stare a 20 anni. Flash bond, ve l'ho già detto, presa su Amazon, incolla praticamente tutto quello che dovete incollare. È una meraviglia, una meraviglia. Da, devo attendere un attimo, ma incolla qualsiasi cosa. Che duro. Là, ok, questa la voglio attaccare. Voglio ancora riprovare con questo. Secondo me sta colla non incolla bene. L'ho presa in un negozio vicino a casa dove hanno tante cose di cancelleria, molto, anche molto pucciose. Tempo fa avrei comprato di tutto. Adesso no, adesso sto molto attenta, acquisto solo se serve. Ecco, qui dentro c'è la tasca famosa. Adesso lasciamo che questo si incolli. Andiamo a vedere se si è incollato questo. Guardate. In giro di pochi secondi si è incollato qua, no, e allora vado con questa perché quando mi fanno arrabbiare dobbiamo per forza passare a un incollaggio di quelli severi. Sono anche uscita dal seminato. Ho incollato cartoncino hard, ce lo metto. Allora, qui adesso questa andiamo a piegare la pagina così. Ah! Che poi basterebbe anche soltanto una striscia qua così, perché tanto questo poi non si vede, ecco. Si può tagliare una striscia e l'altra striscia si può attaccare qua. Intelligentemente avrei dovuto fare così. Andiamo a incollare questo. Guardate che non è proprio giusto. Vabbè, dritto non lo sarà mai perché queste pagine sono tutte un po' piegate. Là, adesso vado a mettere qua. Ok. Bello perché vedete, c'è l'occhio qua, c'è un occhio qua. Eh sì, mi piace, mi piace. E qui abbiamo un'altra tasca. Possiamo creare una tasca anche qui sotto. E ci vado a mettere questa perché è l'unica che mi dà la certezza di incollare. Ok. E vado a incollare.
Adesso facciamo una tasca e attacchiamo questo azzurro per dare un po' una botta di colore. No, questo è troppo. Volevo attaccare una tasca così da poter inserire in questo modo. La volevo anche, devo togliere anche gli angoli. Ecco, vado a incollarlo così, così si possono inserire anche delle card. Ok, quindi tasca e si può inserire qualcosa anche così. Questo servirà per mettere sempre delle card, tipo così. Poi qua facciamo una talora. Qui invece facciamo due tasche. Avete visto qua, insomma, abbiamo fatto, qui ho fatto tasche normali, tanto si va avanti così. Invece qui voglio fare due tasche, quindi due tasche fatte in questo modo, come vi ho mostrato prima. Ecco. Vado a metterci questo così lo attacco tutto. Al limite si può anche tenere. No, lo voglio attaccare tutto. Basta. Ho deciso per dargli un po' di personalità perché non mi piacciono tutti questi colori così. Questa la attacchiamo qua. Eccolo qua. Con la bella luna che ci guarda. Sembrano tutte copertine per andare a letto. Non sembrano cose così.